Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video reaction. Mi avete detto che volete vederne altri, che vi è piaciuto il mio video reaction, mi avete consigliato dei video da vedere, che volete vedere per le reazioni. Mi avete consigliato soprattutto 5 minuti creativi e video simili per i quali insomma volete la mia reazione. Io sono ben contenta di farveli. Inizio subito con 24 semplici trucchi di bellezza. Vediamo che cosa ci sarà di carino in questi 24 consigli utili e magari associerò due video. Ditemi se volete altri video reaction, scrivetemi giù nei commenti quali video volete vedere e io ve li farò molto volentieri, sempre munita delle mie cuffiette. E vediamo subito. Si mette lo smalto e poi si fa il French. Cioè così, fa il French così. Il senso di questa cosa. Vabbè, ma perché magari farlo direttamente? Capelli, a momenti se li strappa i capelli. Giustamente, adesso se li è bagnati per far cosa? Un termoprotettore lo mette sui capelli. Ok, e poi cosa fa? Si passa la piastra. Cioè ragazzi, ma perché se praticamente lei si passava la piastra direttamente mettendo sulle dita leggero un po' di termoprotettore che poi sono inumiditi? Ma anche no sta cosa, cioè è proprio inutile. Poi andiamo oltre, vediamo un po' il rossetto. Mette il rossetto, ok, poi mette il rossetto su. Il senso di questa scelta? Ci mette la cipria, tampona. Ah, per un effetto matte. L'effetto matte si ha anche solo mettendo il tovagliolo e tamponando, non c'è bisogno di fare tutto sto casino. Ok, poi cos'altro fa? Si sborda completamente la matita, poi mette il rossetto e quindi gli vengono le labbra un po' più carnose. Ok, magari senza esagerare. Ok, poi mette lo smalto bianco e rosso. Che cosa fa? Fa dei grigori. Questa è una cosa carina, questa ci sta, ci può stare, fa dei grigori fin lì, nulla di male, nulla di anomalo. Anche qui fa dei puntini. Fai cuoricini, ok, fin qui. Poi vediamo cosa c'ha sulla faccia. Cioè punti neri. Quindi decide di farsi una maschera. Prende il bianco dell'uovo, se lo spennella sul viso e carta igienica, se la spiaccica in faccia. Ma perché questa cosa? Perché? Ha fatto una sorta di maschera, la tiene 5 minuti e poi la strappa praticamente. Sì, così si impastriccia tutto e gli rimane tutta la carta igienica attaccata sulla faccia. Ma perché? Ok, bagna i capelli e poi dopo che ha bagnato i capelli cosa fa? Prendi sempre la carta igienica, giusta ragione. Ho capito, questa è una cosa vecchia che praticamente si fa i boccoli. Questa è una cosa che funziona, quindi fin qui nulla di anomalo. Nulla di anomalo, tra un po' uscirà con il cappello dei boccolosi. Ok, se li asciuga col foam. Dai, questo qua ci sta, questo ci sta. Io ballo perché c'è la musichetta sotto. Ecco, uscita boccolosa, questo va bene. Poi vediamo. Le liner. Perché voi quando vi mettete le liner fate così, ve lo mettete così, no? Taglia il cosetto e si mette bene le liner. Ma perché se compri un pennellino già adatto per le liner? No, vabbè, però ci sta. Poi che cosa fa?
cioè stavo facendo una specie di contouring. Ah, per stringere il naso. Poi, prendi il burro cacao, lo spiaccica dentro i glitter, fa una pastella e lo mette dentro il coso del burro cacao e lo mette nel congelatore. E poi, ah, fa il, in teoria fa pasticcio, fa. Perché questo qua vi rimarrà una chiazza esagerata che ovviamente non diventa illuminante così, ma vi rimane il pastone spatocchiato praticamente. Poi cosa fa? Ah, si tira qui con lo scotch e quindi ah, è più tirata. E adesso si tecniche alquanto anomale. Ah, questo è per fare l'incavatura. Questa ci sta, ci sta, ci sta tutto. Poi, allora, mette le mani dentro e diventano tutte gialle. E quindi che cosa fa adesso? Fa i grigori con il colore, poi prende l'alcol. Ah, e fa più grigori sulle mani. Sì, ci può stare, ci può stare, ci può stare. Poi, vediamo. Cos'altro fa? Cos'altro fa? Ok, non si leva bene lo smalto, quindi prende. Ma perché questa cosa? E ci mette i brillantini, che così poi si toglie, perché giustamente c'era la colla sotto. Vabbè, mettere la colla così a uffa sulle unghie. Poi il filo interdentale, cosa fa col filo interdentale? Se lo arrotola attorno al dito e. Ah sì, ho capito, questa fa i grigori. Vabbè, questo qua ci può stare che faccia i grigori. Giustamente, col filo interdentale non ti ci pulisci i denti, smetti lo smalto. Chewing gum, col chewing gum che cosa fa? Taglia la cartina e. Ah, fa il cuoricino così che poi si fa il cuoricino direttamente con lo smalto e anche questo qui. Ci può stare, ci può stare. Stressata? Sei stressata? Stressata e sei nervosa e nevrotica ed è tardi, tardissimo. Cosa fai? Ti sparapasci tutto il caffè in faccia, giustamente, quindi. Ti innervosisci, ti incazzi, ti sale il nervoso a mille. Per calmarti, cosa fai? Cosa fai? Ti metti il dito in bocca. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Cioè, io. Bah. Il senso di questa cosa è si è calmata lei. A me mi sarebbero venuti. Ora piove, il gelo, il freddo, la neve, la grandine. Lei prende una busta della monnezza, la taglia. E ah, ci si fa la mantella per la pioggia. Vabbè, chi vuoi che esce con una busta della monnezza come una mantella? Io vorrei capire. Giustamente, smondeziamoci ragazzi, smondeziamoci. È giusto, è giusto. Voi pure uscite con le buste della monnezza così, no? Così non vi bagnate. L'acqua secchiate, allitrate, ma non vi bagnate. Poi. La luce è troppo forte? Cioè, che cosa fa? Ci mette la bottiglia di plastica sopra e il sacchetto. Non lo fate, si squaglia tutto, prende fuoco tutto. Sapete la puzza di bruciato col calore? Si squaglia la plastica. Fermo un attimo, col calore si squaglia la plastica perché con la luce forte, la bottiglia di plastica e il sacchetto di plastica sopra, cioè fate un macello, non lo fate mai, assolutamente. Poi, vediamo.
Poi prende un sacchetto, lo taglia e ci fa il pannolino per l'orsetto. Ma perché? Perché l'orsetto giustamente ha bisogno del pannolino, ovviamente. Poi il vento fa volare via il cielo. Cioè sto vento proprio glielo tira il cappello, c'è qualcuno da dietro che lo tira. Mettici la ramolletta, no? E mettici la ramolletta così non ti vola più. Perché di solito a voi così ve lo tirano. Poi prende la pasta, i noodles. Cosa fa? Cosa fa? Fa un coso per mettercelo dentro, ci mette l'acqua. Ah, perché non aveva l'involucro per poterlo, c'è un contenitore per poter mettere i noodles e quindi ha fatto sto macello. Hai la tosse? Continui a tossire? Che nervoso! Quindi cosa fai? Se ti innervosisci, fai con la carta spilli. E fai la mascherina per i germi, così anzi che si può andare avanti. Calzini? Calzini sì, calzino. Cioè io vorrei capire a che cosa servono queste, chi le fa, chi le fa, chi le fa. Allora, questa scatola con la colla, dopodiché la chiude, fa le ciabatte. Già ragazzi, perché questa è una cosa fashion, fare le ciabatte con le scatole e la colla. Il terremoto. Quindi ti togli la maglia. Ci fai pipì sopra e te lo metti. Cioè perché giustamente se tu hai paura, no? Cioè se tu hai paura, c'è il terremoto e tutto quanto, pensi a fare la pipì, tu stai soffocando, quindi prendi la tua maglia, ci fai la pipì sopra e te la metti, io sono aberrante questa cosa. Per ti sei sbucciata il ginocchio, prendi l'alcol e te lo spadafasci sopra, cioè ti brucerà da morire. Poi ma fin lì scotch, giustamente, perché tu c'hai lo scotch a portata di mano. Sei tagliata, ti è andata una scheggia dentro alla mano, cosa fai? Scaldi un bicchiere col fiammifero e ce lo metti sopra? Perché? Perché così vieni via da sola. Allora, ti tagli un dito, te lo sfragelli con un coltello mentre tagli le patate? Prendi un uovo sodo, perché giustamente se tu ti sei sfracellato il dito hai a disposizione subito l'uovo sodo, e prendi la pellicina dell'uovo sodo e te la metti lì sopra, perché tutti abbiamo già un uovo sodo pronto a casa, no? Toglila ed è andato via il graffio, come per magia. Poi il reggiseno, col ferretto del reggiseno che sgancia fuori? Bene, a tutto c'è un rimedio. Prendi lo scotch e ce lo schiaffi sopra e il gioco è fatto, perché poi il coso uscirà dallo scotch, ricordatevelo. Poi schiaccia, ci metti l'olio, lo giri, un baduffolo di cotone e te lo metti sul molare che ti fa male. È tutto qui, e il gioco è fatto, è tutto passato, come per magia. Stai sbucciando una carota? Ti sei sbucciata anche una mano? Prendi un cerotto, ovviamente. Schiaffalo sopra il dito, tagliuzzalo e... A cosa serve? Ma perché non ce lo volevo mettere intero? Cioè perché lo devo tagliare? Sei cascata? Sei andata di faccia? Così? Perché tu mentre giri,
ti sei fatto un occhio nero, perché se tu cadi di faccia ti fai un occhio nero. Prendi un uovo sodo, metticelo su. No, no, aspetta. Come per magia ti lavi la faccia e non c'è più. Beh, mamma mia, mi raccomando, uova sode avvalorate. Hai un'emicrania terribile? A tutto c'è il rimedio. Cosa si può fare? Si prende dell'acqua, poi del ghiaccio, si mettono le mani dentro a refrigerare insieme al ghiaccio. E poi se le ci mette qui sulla fronte, le mani congelate, ciò che è fatto è passare il mal di testa. Prendi il... No, aspettate, aspettate. E il gioco è fatto, il mal di testa passa solo mettendo le mani nell'acqua col ghiaccio, è come per magia. Ma voi queste cose dovevate saperle, cioè. Poi, hai brufoli? Tanti brufoli? Prendi un cerotto, prendi della crema antibiotica, la schiaffi sul cerotto, te lo metti tutto in faccia, ti tempesti di cerotti con la crema antibiotica e come per magia dopo 5 minuti te li togli, 5 minuti, e non hai più niente, è scomparso tutto. Questa è una magia, ragazzi. Maga mago, 5 minuti. Poi zanzare, ci sono le zanzare? Prendete una banana, tagliatela, prendete la buccia della banana e mettetela sopra lì. Questo non so se funziona, ragazzi, sinceramente non ho mai provato. Dobbiamo provare però, magari quest'estate se mi pizzica una zanzara provo con la buccia di banana. Avete degli aloni così grossi, gialli, sotto la maglietta? Prendete una sorpresa, un salvaslip, ce lo mettete sotto, a destra e a sinistra, e voilà, il gioco è fatto. Non si vede più niente, i salvaslip vi salvano la vita. Prendete un cerotto, tagliatelo. Poi che ci fai questo cerotto? L'hai fatta a farfalla e quindi adesso vai meglio. Non ci hanno fatto vedere se il graffio c'era o non c'era. E niente, niente ragazzi, questo era il video reaction, spero vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, ditemi se potete vedere altri video reaction, scrivetemelo giù nei commenti, consigliatemi qualche video dove volete la reazione, magari qualche mia reaction. Ho addocchiato anch'io qualcosa, ma se siete voi a dirmi quali video volete vedere, per me è anche meglio. E nulla, se il video vi è piaciuto spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!